oggi video haul. Mi sono praticamente obbligata a fare questo video perché, come è ovvio, la voglia, la gioia di fare video, comunque di fare appunto cose spensierate, non è che ce l'abbia molto, visto appunto il periodo, però mi sono detta, no, ok, voglio fare questo video per farvi vedere un po' gli ultimi acquisti, più che altro perché è un modo per distrarmi, perché poi appunto ho pensato anche di farvi un video in cui vi racconto un po' quello che sto facendo questo periodo, come affronto insomma questo momento, e insomma queste cose qua. Però non vuole essere ovviamente neanche quello un video troppo pesante, cercherò insomma di farlo veloce e così, giusto per condividere la mia esperienza. Oggi vi mostro invece quello che ho acquistato da Sephora, perché ho fatto i rifornimenti un po' di cose necessarie, tra virgolette, e da Emp, perché da Emp ho preso delle cose bellissime. Se mi seguite su Instagram l'avete già viste, però insomma poi ve le faccio vedere dopo, perché appunto quelle c'è proprio lì, c'è proprio un pezzo forte che ho preso e quello ve lo faccio vedere alla fine. Per fortuna, mi dispiace per loro, ma i corrieri anche con il coronavirus consegnano, per il momento almeno. Sono un po' in emergenza anche loro, quindi ci sono un po' ritardi sia da parte loro sia da parte comunque anche dei venditori. Siamo tutti in emergenza, chi lavora, e con il personale ridotto, insomma tanti problemi, però le cose arrivano e questo già è tanto. E quindi iniziamo. E da Sephora ho ben due sacchettini perché ho fatto due ordini diversi. Allora, vediamo un attimo qui che cosa ho preso. Ho preso un nuovo doccia schiuma, e questo è di Rituals. Questo è un po' simile a quello che vi avevo fatto vedere un'altra volta, che era quello che formava tutta la rosa. Questo no, questo è normale, e però sapete che io adoro questa marca, che non è nemmeno tanto costosa, e questo è il rituale del Sakura, quindi i fiori di ciliegio, e celebrate ogni giorno come un nuovo inizio. Un messaggio abbastanza, diciamo, positivo per il momento che è, e questo è fatto con latte di riso e cherry blossom, quindi ciliegi, fiori di ciliegio. Quindi ho preso questo nuovo doccia schiuma e non vedo l'ora di utilizzarlo, perché quello che avevo preso l'altra volta che formava la rosa è stato fantastico. A parte il profumo intenso, questo io il profumo lo conosco perché ho la crema corpo, e, ma era una schiuma veramente molto molto densa, bellissima, insomma comunque piacevolissima da utilizzare sotto la doccia. E quindi ho preso il doccia schiuma. Poi ho preso di Zoeva l'eyeshadow Fix Pearl. C'erano due versioni della base insomma per occhi, normale, neutra e perlata. Io ho voluto prendere questa perlata. Sono 75, 7.5 ml, non è tantissimo, però vabbè. E qui appunto c'è scritto Pearl. Vediamo un po' come sarà. Non lo so, a me piacciono questi effetti un pochino più luminosi. L'erogatore è così. Proveremo. Io non ho mai provato prodotti di Zoeva e quindi ho voluto provare appunto questa nuova marca. Ovviamente se voi ce l'avete fatemi sapere come vi ci trovate. E poi ho voluto prendere questo prodotto di Too Faced, che è il Lip Injection Extreme. E ho preso questo qui, che è praticamente la colorazione, quella lì neutra, perché ci sono anche colorati, ho visto, perché ne parlava tanto Smiley e sembrava appunto avere un effetto fantastico, e quindi mi sono detta ok, lo voglio provare. Se vedete è veramente molto bello, perché è tutto pearlescente, e io quindi non vedo veramente l'ora di provarlo, perché io ho un po' questa fissa appunto delle labbra piccole, e quindi niente, lo voglio provare. Dice che funziona, ma da notare il tappino, che è tutto satinato con questo ornamento invece lucido, bellissimo, veramente molto molto carino. E qui c'è scritto che le labbra sono a
all'istante più voluminose del 93%. Rendiamoci conto, vedremo. Lei mi decantava appunto le ottime qualità. E poi come campioncino ho preso Face Cleanser, che fa sempre comodo, di Soy, della marca appunto Fresh, alla soia. Mi piace, mi attira. E poi mi hanno mandato, ma credo che sia scurissima, una fondotinta appunto di Giorgio Armani, ma non credo proprio che lo utilizzerò perché è scurissimo. Ok, poi passiamo al secondo sacchettino. Nel secondo sacchettino ho preso uno struccante che non avevo mai provato. Questa è praticamente una acqua micellare spray da aprire, perché come vedo appunto non l'avevo aperta. E questa cosa un po' mi attira perché non ce l'avevo mai avuta. Ok, mi si è appiccicato tutto. Bene. Ok, è spray. E è della marca FaceD. Io questa marca la conosco perché avevo utilizzo sia il contorno occhi, fantastico, e sia avevo utilizzato, mi sembra, anche un siero, e trovo che sia veramente una buonissima marca. Non ha prodotti con profumi eccessivi, e già questo secondo me è positivo. Comunque questo qui è un cleanse e daily hydrating water, però comunque insomma è una acqua micellare, quindi è uno struccante spray. Vedremo, mi attira tantissimo. Poi ho preso un nuovo tonico di Pixi. Questo non l'avevo mai usato, questo bianco, e questo è con latte di jojoba, come si chiama? Oat l'avena, e quindi è un tonico che nutre, e quindi vediamo un po', calmante. E niente, mi piaceva provare un nuovo prodotto. E secondo me questi tonici adesso calmanti ci stanno, perché con il primo sole che esce, insomma, un po' di rossori iniziano a comparire. E della marca FaceD ho preso anche il nuovo siero, ed è questo. Come vedete non sembrano prodotti proprio cosmetici, perché appunto secondo me sono più tipo da farmacia, non lo so. E questo è con l'acido ialuronico, e quindi il fatto di non contenere eccessivi profumi secondo me li rende un ottimo prodotto. E ripeto, io con il contorno occhi mi ci trovo veramente benissimo. Poi ho preso un nuovo sapone per le mani, e questo ho preso questo qui di Sephora. Più che altro appunto l'ho preso per il colore, perché mi sta bene nel bagno. E questa è nella profumazione Bouquet Surprise, quindi dovrebbe essere floreale, però vabbè, un gel mani. Poi ho preso di Huda Beauty il correttore, vado veloce perché alla fine insomma non è che ho preso chissà cosa, e questo è insomma di spettacolare, l'Over a Shimmer Concealer. E la mia colorazione è lo 00G Wiped Cream, quindi io prendo sempre comunque le colorazioni più chiare, sia dei correttori e sia dei fondotinta, perché tanto così non sbaglio. E questo niente, è un correttore, è Huda Beauty, non l'avevo mai provato, e quindi marca nuova da provare. E poi questo l'ho messo di qua perché lo sto già usando da un paio di giorni, di Anastasia Beverly Hills ho preso il Liquid Glow Highlighter, e la mia colorazione è Rose Gold, perché secondo me questa è la colorazione, per il mio parere, più bella da utilizzare per mischiare questi illuminanti in crema con il fondotinta, perché io l'illuminante in crema lo uso solo così, mischiato al fondotinta, perché mi dà questa sensazione di pelle molto più luminosa, però non un effetto finto, e non lo so, mi sembra che sia più nutrita, meno secca, mi dà questa impressione. Quindi io mischio sempre i
questi illuminanti a fondotinta, e questo appunto è questo, e lo sto utilizzando già da un paio, due o tre giorni, e l'effetto finale mi piace perché è molto molto naturale. Però la differenza io a occhio così la vedo tra metterlo o non metterlo con il fondotinta. E poi ho preso un altro prodotto di Fenty Beauty. Per quanto io ogni volta che uso i prodotti di Fenty Beauty mi lamento, voglio dare un'altra chance e ho voluto prendere il mascara. Non lo apro per evitare, insomma, di aprirlo prima di utilizzarlo e quindi poi mi si secca, però va bene, ok, anche se il mascara farà schifo, il packaging è qualcosa di bellissimo. E questo è il Full Frontal Volume Lift and Curl. Vediamo se funziona, perché io ho veramente molte difficoltà a trovare il mascara della vita e dei sogni. Ma finita Sephora, passiamo ai miei acquistini da Emp. Se non conoscete questo sito, EMP, cioè dovete andarlo a guardare, perché c'è il mondo. Se amate film, serie TV, cartoni, i Funko Pop, cioè trovate un'infinità di cose, abbigliamento, accessori, scarpe, oggetti vari, cioè c'è il mondo. Io ho preso quattro cosine, però secondo me sono bellissime. Allora, ho preso un cerchietto di questi così, un po' spiritosi, perché questo mi piaceva, con questi dettagli così, che sembrano molto in stile strega, perché c'è appunto la luna, la stella, quindi mi dà molto di magia, e quindi ho preso questo, da utilizzare anche soprattutto con le mie amate parrucche. E poi ho preso questo cerchietto, perché a me sinceramente quei cerchietti che vanno ora bombati non piacciono. Allora, a parte che a me starebbero male, perché non avendo i capelli lunghi sarebbe una cosa un po' grande, no? E però sono, ho questi capelli ormai, no? Lunghi, di una lunghezza scomoda, perché senza niente sono scomodi, perché vanno da tutte le parti, con mollettine, cose varie, più o meno stanno fermi, quindi anche qualche cerchiettino qualche volta lo metto. Questo mi è piaciuto tantissimo. Come vedete è molto molto delicato, perché sono solamente tre striscioline di metallo, però contiene tutte queste pietre colorate che sembrano un po' anche dei pianeti, e cioè addosso è veramente bellissimo. L'unica pecca sia di questo e sia di questo è che questo addirittura, proprio come vedete, è tutto di metallo, quindi fa un po' male. Questo è fatto in questo modo, anche questo tutto di metallo, e anche questo tende a stringere molto e a fare male. Io infatti l'ho già portato qualche volta, però tendo a spostarlo spesso perché mi fa male, quindi non so se andrò a rivestire queste estremità, magari pensavo con tipo il cerottino che c'ha quella parte morbida, credo di fare così. Se mi seguite su Instagram, e se non lo fate, fatelo, sotto trovate il link, avrete visto che nei miei disegni spesso compare Hatsune Miku, perché è un personaggio che mi piace disegnarlo, e ho trovato, e vi metterò la foto, che poi è quella che ho postato anche su Instagram, ho trovato la t-shirt della vita. Allora, innanzitutto questa t-shirt mi piace perché ha le manichine con il risvolto, e quindi questo la rende una t-shirt un po' meno anonima. Ma guardate carino che è questa cosa con la scritta in giapponese. A parte, beh, che a me l'azzurro piace tantissimo, e niente, questa l'ho presa essenzialmente per fare le foto su Instagram, lo confesso, però cioè la cercavo da tanto. Poi, e anche qui vi metterò le foto che ho fatto su Instagram. Allora, Emp, sentite qua, ha fatto una linea di abbigliamento di vestiti in collaborazione con Disney, quindi proprio è ufficiale,
e ha fatto una serie di vestiti ispirati alle principesse Disney, cioè non tutte, vabbè, alcune. E quindi ognuno di questi vestiti, a parte che riprende appunto i colori della principessa, ma ha anche dei dettagli che riprendono appunto alcuni elementi della storia. Sono bellissimi, tutti bellissimi, io li avrei presi tutti. L'unico problema è che di ogni vestito la taglia più piccola è la S e io invece porto la XS, soprattutto poi qui davanti, cioè mi serve la XS. E quindi ho preso l'unico vestito che, anche se è magari un pochino grande, non si nota, perché tutti gli altri hanno praticamente le spalline, o addirittura c'è quello bellissimo ispirato a Belle, che è color oro, con lo scollo così, no? Bellissimo, ma cioè, se l'avessi messo io mi sarebbe caduto giù subito. E quindi niente, ho preso l'unico possibile per me, che è quello di Rapunzel. Però una volta messo, poi lo vedete insomma anche dalla foto, male male non mi sta. E l'abito in questione è questo, è l'unico che ha lo scollo, insomma, non troppo profondo, e le maniche. E poi ha anche la cinta, ma la cinta ve la faccio vedere a parte. Ah, questo è il vestito, è violetto, come vedete qui. Ha tutta una serie di ricami di fiorellini bellissimi e sotto ha tutta questa gonna così degradé. I colori sono bellissimi. Dietro ha questo dettaglio che ricorda tantissimo l'abbigliamento di Rapunzel e quindi anche, diciamo, il periodo in cui appunto è ambientato, comunque il mondo in cui è ambientato il cartone, la storia. Ma poi c'è la cinta. Ho pensato di prendere questo vestito perché, anche se magari è un pochino grande, però con un reggiseno comunque sotto un po' imbottito e la cinta in vita che lo stringe, si camuffa. La cinta è così, ha queste roselline e la scritta ricamata "At last I see the light", che mi sembra anche un messaggio molto molto positivo per il periodo che stiamo vivendo. Però insomma è troppo troppo bello, e devo dire che indossato comunque non è male, non sembra grandissimo, e io sì, lo utilizzerò ovviamente per uscirci appena si potrà e non mi vergogno. E quindi niente, questi sono tutti i miei acquisti di questo periodo e che dire, non lo so, l'umore non è proprio al massimo nonostante gli acquisti, e quindi niente, comunque questo ve lo racconto in un prossimo video. Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di seguirmi anche sui social, soprattutto Instagram, e trovate ovviamente tutti i link sotto. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!